Banking Awards edizione 2021, ben arrivati a tutti. Il riconoscimento di MF Milano Finanza ai banchieri, ai comunicatori del settore, il banche in primo piano per il loro sforzo. Il loro sforzo durante questi mesi difficili, la loro solidità in bilancio, l'attenzione ai valori ESG, il sostegno alle famiglie e alle imprese. Nel corso della serata avremo tutti i nomi, conosceremo soprattutto a questo punto le previsioni per i prossimi mesi. Qui con noi in studio con me il direttore editore associato di MF Milano Finanza, Gabriele Capolino. Ben arrivato a Roma. Mi collego con il direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella. Ben arrivato. Grazie, Ione. Buonasera a tutti e buonasera a Gabriele. E io vado subito dal banchiere dei banchieri, vado dal presidente dell'ABI, in collegamento con noi Antonio Patuelli, presidente Associazione Bancaria Italiana. Patuelli, ben ritrovato. Grazie, buonasera a tutti loro. Dicevo che quello di questa sera è il riconoscimento che viene dato dal gruppo Class, da Milano Finanza, sostanzialmente ai banchieri che hanno superato questi mesi molto soprattutto per il loro sostegno al sistema, ai finanziamenti alle famiglie e alle imprese. Se io le chiedessi se è ottimista, se il peggio è stato superato, cosa mi risponde? Guardi, io sto lontano sia dall'ottimismo che dal pessimismo, sono per il realismo. L'ottimismo deve essere quello della volontà. Noi stiamo vivendo questi anni 2000 con delle crisi che si sovrappongono l'un l'altra, e quando vediamo averne smaltita una ne arriva un'altra che la rincorre. Ora c'è questa angoscia crescente che viene dal subcontinente asiatico, cioè dall'India, uno dei paesi più popolosi del mondo. È una tragedia infinita. Riusciranno a contenerla? Perché il nazionalismo è stato travolto dalla pandemia del Covid-19. Le frontiere non lo bloccano. È un fenomeno planetario, non solo di natura sanitaria, ma civile, sociale, economica. E quindi bisogna procedere con ulteriori sforzi, quelli programmati dagli organismi anche internazionali, sono necessari ma non sufficienti. Io mi domando perché le Nazioni Unite, l'ONU, che è l'organismo di tutti, non compaiono, mentre questo sarebbe il momento di un salto in avanti. Se vedessi una mobilitazione di organismi a livello mondiale, allora a questo punto avrei un elemento di ottimismo, altrimenti bisogna continuare a pedalare guardando avanti e limitando. Ecco Presidente, il timore più grande di questi mesi riguardava proprio la valanga delle sofferenze. Allora io le chiedo se alla luce degli ultimi interventi del governo, una per tutte la proroga delle moratorie, ma anche l'attesa per il recovery, in qualche modo la valanga si è ridimensionata, oppure secondo lei è soltanto un rinvio? No, nel documento italiano per il recovery viene approfondita la tematica bancaria. Qualcuno scrive che il recovery non parla di banche, vuol dire che non l'ha letto bene o non l'ha letto tutto, e dice in particolare che la spinta per la ripresa del recovery servirà anche per limitare le conseguenze del deterioramento del credito per le banche italiane o per le banche operanti in Italia. Questo è un ragionamento importante. Abbiamo visto nelle mozioni parlamentari approvate a larghissima maggioranza nei giorni scorsi relative al DEF, abbiamo visto che c'è un impegno del Parlamento con il consenso del governo per procedere a rinviare delle scadenze che riguardano garanzie e moratorie. Chiaramente più va avanti la pandemia, più i provvedimenti eccezionali per combattere le conseguenze finanziarie devono essere prolungati.
inevitabilmente, ma anche su questo ci dobbiamo basare su testi, attendiamo il testo del decreto legge con grande attenzione e lo applicheremo in immediatezza facendo il massimo del possibile. Quindi siamo ancora in un mare aperto e dobbiamo vogare, non ci sono alternative. Abbiamo visto in questi mesi, Patuelli, alcune operazioni di consolidamento bancario, mi riferisco a Intesa UBI, mi riferisco a Credit Agricole, Creval. Ovviamente c'è grande attenzione sulle prossime mosse sempre nello scacchiere degli istituti finanziari, anche alla luce di due istituti importanti che da poco hanno cambiato timoniere, Unicredit, Biper. In che momento siamo, secondo lei, guardando all'M&A italiano? Essendo tutti associati all'ABI, io chiaramente non esprimo valutazioni in proposito. Dico solo che è il mercato che decide e in secondo luogo che dobbiamo sempre avere una visione europea, perché noi non siamo un paese chiuso dalle Alpi, ma siamo un paese aperto che vive in questo mercato integratissimo dell'Unione Europea. E dobbiamo constatare che gli italiani in questi ultimissimi anni in ambito bancario hanno effettuato le più forti trasformazioni che ci sono in Europa. Questo è il dato ormai incontestabile e incontestato, che bisogna che venga tenuto sempre in conto nei ragionamenti, perché non siamo l'ultima pecorella del corteo, ma noi siamo nell'avanguardia, nella sperimentazione delle evoluzioni e delle innovazioni. Ecco, Patuelli, so che ci deve lasciare, però una domanda velocissima. Vado a Roma, chiedo se il direttore vuole intervenire, vuole ovviamente Patuelli farle una domanda. Tanto grazie, saluto il presidente Patuelli che effettivamente ha sintetizzato bene la situazione. Si vive un po' la giornata, ma le banche sono al centro di questa rivoluzione continua che avviene praticamente da 20 anni a questa parte. Volevo fare questa domanda. In che modo si può fare di più? Mi rendo conto che la domanda è difficile, perché ma non posso farle una domanda facile. In che modo può fare di più il sistema bancario? Se può farlo, se ha già fatto il possibile di fronte a questa pandemia sanitaria e anche economica. Io ringrazio sempre il direttore Sommella e anche questa sera per questo fuoco d'artificio che mette in atto. Ma noi banche dobbiamo lavorare tendendo a più infinito quotidianamente, quindi è uno sforzo che non finisce mai, non è che un bel giorno dici vabbè, siamo arrivati qui e qui stiamo e qui rimarremo, figuriamoci, siamo l'elemento di connessione di tutti i settori merceologici, economici e di quelli finanziari. Il punto è che noi non possiamo tutto, siamo soggetti a un combinato disposto infinito di normative che per noi sono diventate il maggior impegno di lavoro. Ci sono le regole di Basilea, ci sono quelle dell'EBA a 27 componenti l'Unione Europea, ci sono quelle di Bruxelles, ci sono quelle della BCE e ci sono quelle di tutte le autorità nazionali. Ecco, quello che noi chiederemmo è prima di tutto una semplificazione. Io vedo una contraddizione che è in atto. Quando l'EBA venne istituita, aveva sede a Londra e chiaramente la Gran Bretagna, grande paese dell'Unione Europea, doveva essere compresa in un organismo per uniformare le regole, compresa essa che aveva la stellina invece. La Gran Bretagna è uscita, Brexit, la capitale è diventata Parigi e noi abbiamo il desk più complicato nell'EBA. L'EBA è il desk più complicato, che sono 27 paesi, di cui alcuni hanno delle spinte neonazionaliste, avendo dimenticato le tragedie degli anni 30, degli anni 40, anche le proprie tragedie,
hanno dimenticato, accantonato, e di conseguenza c'è una contraddizione in atto. Il mondo della BCE procede molto più snello, con più facilità. Il mondo dell'EBA a 27 comprende anche i paesi che hanno respinte nazionaliste, che contribuiscono alle decisioni delle regole bancarie a 27. È una questione complicatissima, la questione complicata. Quindi quando viene raggiunto un punto di equilibrio può arrivare anche la pandemia, ma quel punto di equilibrio, anche se è anacronistico, rimane tale. È chiaro che sono dei vincoli che non riguardano solo noi, perché noi, essendo intermediari, chiaramente li dobbiamo applicare per noi stessi, e le conseguenze sono per le imprese, le partite IVA, le famiglie. Ecco la gabbia. Noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo capitalizzare crescentemente noi stessi, dobbiamo avere dei governi societari capaci di decidere in maniera efficiente ed efficace. Dobbiamo avere una visione più lungimirante di altri, e quindi io incoraggio sempre in tutti questi mesi innanzitutto provvedimenti al sostegno, di sostegno delle imprese di ogni genere e natura, perché sono le imprese il primo pilastro della produttività nazionale. Se le sono sostenute da incentivi che le incoraggiano a essere più parsimoniose, ad accantonare più capitale, di essere più solide, di essere più produttive, di investire di più, allora anche i problemi delle banche saranno minori. Quindi sostegno delle imprese per rafforzare la solidità di quello che dovremmo chiamare il capitalismo italiano, anche se la parola è un pochettino rozza, per intenderci. Patuelli, allora noi la ringraziamo per essere stato con noi. Grazie, Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana.